Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi Viola di oggi, un buon inizio di settimana. È una Fiorentina che pareggia a Bologna, lo fa rimanendo in campo, rimanendo con la testa concentrata, con un uomo in meno, però fa un passo indietro e lo fa anche dal punto di vista nella classifica, perché se è vero che Inter e Milan pareggiano e non guadagnano punti su Viola, li guadagna la Roma, che adesso è a 2 punti con molta fortuna contro la Sampdoria, strappa un'altra vittoria e adesso i giallorossi possono diventare un pericolo davvero importante per la Fiorentina. Occorre tornare a vincere, occorre tornare a vincere gli scontri diretti, occorre continuare, anzi ricominciare a fare punti pesanti. Quella contro l'Inter sarà una partita da dentro fuori. La Fiorentina non avrà 2 risultati su 3 a disposizione, ma ne avrà soltanto uno, la vittoria. Battere l'Inter potrebbe voler dire tanto, anche in ottica terzo posto, in vista poi di un mese di febbraio che sarà assolutamente complicato, con le partite contro il Tottenham, con la sfida contro il Napoli. La Fiorentina ha bisogno, ha necessità di fare punti, e un po' tutti devono riuscire a fare qualcosina in più. Adesso basta con le polemiche, le mettiamo da parte, si riparte, ci sarà questo confronto tra Sosa e la proprietà che speriamo porti comunque a una pace definitiva, non a una pace forzata, limitata nel tempo, perché questa Fiorentina ha bisogno di buone sensazioni, ha bisogno di progettualità per ripartire. E allora la sfida contro l'Inter, lo ripetiamo, diventa fondamentale. L'Inter non sta bene, l'Inter ha dei problemi, l'Inter continua a manifestare alcune lacune, la Fiorentina può approfittarne, ma deve tornare la vera Fiorentina, quella di un paio di mesi fa. Domani con i 101 secondi, un saluto da Marco Dell'Olio.